Per chi mi vuole seguire, voglio invitare le vostre Bibbie a seguirmi nella lettura del testo che farà l'introduzione del sermone di questa mattina. Lo troviamo nell'Evangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti che vanno dal 31 al 35. Marco, capitolo 3, dal 31 al 35. Il testo dice quanto segue. Giunsero quindi i suoi fratelli e sua madre e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla sedeva intorno a lui e gli dissero: «Ecco tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro dicendo: «Chi è mia madre o i miei fratelli?» E guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre». Che il Signore possa anche questa mattina benedire la sua parola e colui che la spezzerà. Buon sabato da parte mia. Volevo ringraziare il Signore per la presenza di tutti voi, anche di coloro che ci seguono dietro perché sono a badare ai loro figli, e anche quelli che ci seguono dietro le telecamere, magari da casa, perché non sono riusciti a venire, così come ai ragazzi che intrattengono o si intrattengono tra loro nella stanza dietro. A tutti voi un benvenuto. Questo per me è un messaggio molto particolare, perché ha due aspetti importanti da voler mettere insieme. Il primo è che è l'ultimo dell'anno, e quindi è l'ultimo messaggio che do quest'anno alla Chiesa, a me è carico di significato. Il secondo è che è un messaggio che vorrei lasciare come mandato per i nuovi responsabili della Chiesa. E se volete aggiungerei il fatto che il mondo sta celebrando quello che viene chiamato il Natale, mi piacerebbe anche che anche questo aspetto ne venisse fuori. Avrei questi tre obiettivi per i prossimi 20 minuti, spero di riuscire nel trasmettere con chiarezza quello che ho in cuore da condividere con voi. Quando pensate alla Chiesa, qual è l'immagine che vi viene in mente? Vediamo. Aspetto risposte da parte vostra. Quando pensate alla Chiesa, qual è l'immagine che vi viene in mente? Com'è? Unità. Unità. Famiglia. Casa. Casa. Cristo è il capo, quindi noi il corpo. Altre immagini? A me l'edificio. L'edificio, una casa. Amore, grazie Benjamin. Allora, vedete, in realtà ogni immagine è carica di significato. Ogni immagine che noi scegliamo della Chiesa è carica di significato. Io l'immagine che ho scelto oggi è quindi mandato per i nuovi responsabili, e quindi valutazione dell'anno passato e prospettiva per il prossimo anno, per quello che mi riguarda come pastore, e l'immagine della Chiesa come famiglia. Questo è quello che mi piacerebbe rimanesse nella nostra mente. Ora proveremo a capire come la decliniamo, come spieghiamo che cos'è la Chiesa fatta famiglia. Partiamo con col testo che ci è stato dedicato. Il testo di introduzione, che vuole essere provocazione allo stesso tempo soluzione, è l'incontro di Gesù con la sua famiglia. Che cos'è la Chiesa? Gesù ci risponde in maniera crudele per la sua famiglia che la Chiesa è una famiglia, ma che a volte non coincide con la mia famiglia. Non so se vi piace questa definizione.
ma è un dato di fatto. La Chiesa è una famiglia, ma non sempre coincide con la mia famiglia. Nel senso che io potrei avere una famiglia che non condivide il progetto famiglia di Dio. In Marco noi troviamo che la famiglia di Gesù per molto tempo, in particolare i suoi fratelli, non credevano alla missione di Gesù. Ogni tanto venivano per portarlo a casa, per dire torna in te stesso, cerca di capire che sei figlio di un falegname. Alla fine Giacomo diventerà responsabile della Chiesa, Giacomo fratello di Gesù, e non uno degli apostoli. Ma non era all'inizio così. E in questo caso Gesù dà una risposta. Leggiamo il testo, lo vediamo. Giunsero sua madre e suoi fratelli. Vedete la distanza? Mentre gli altri erano lì con Gesù, la sua famiglia che fa? Si ferma fuori. Siamo qui per incontrare lui come figlio, non lui come maestro, lui come salvatore. Siamo qui per incontrare lui come figlio o come fratello. Quindi lo vogliamo parte della famiglia, non in senso spirituale, ma nel senso stretto della famiglia. Voglio stare con mio figlio, voglio stare con mio fratello. Mentre gli altri si accavalcano per sentire le sue parole, la sua famiglia resta fuori, vuole vedere solo lui. Non è interessata al suo messaggio, vuole vedere lui. E lo mandano a chiamare. Questo a me dà l'idea di una lunga distanza. Lo si vede poi nella risposta che Gesù dà alla madre o alla folla. Quando prima un vostro bambino o un vostro figlio fa qualcosa in chiesa, di solito voi siete lì. Sabato scorso per i genitori dell'Aisa mi faceva piacere vedere i vostri figli ed essere lì che facevano qualcosa per il Signore. La famiglia di Gesù no. La famiglia di Gesù resta fuori. E lo chiamano a venire, come dire, smetti di dire cavolate, vieni qui che dobbiamo parlare con te. Una madre non l'avrebbe mai fatta se credeva profondamente in quello che faceva il figlio, sarebbe venuta lì e avrebbe ascoltato in silenzio, quando avrebbe concluso avrebbe avuto la gioia di abbracciarlo e dire grazie mio figlio, sono fiero di te, ho ascoltato con piacere quello che dicevi, sono contento della sua missione. E invece no. Rimasta fuori, l'hanno chiamato. Allora Gesù deve replicare. Lo fa in maniera imbarazzante per la sua famiglia, sicuramente. Però replica in maniera chiara e dice, chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? E la risposta qual è? Ecco mia madre e i miei fratelli, quelli che come me condividiamo la voglia di onorare il Signore e di fare la sua volontà. Quanto gli sarà costata questa affermazione? Penso tanto. Ma ha voluto chiarire che la Chiesa è famiglia, ma la propria famiglia non sempre è la famiglia di Dio. La Chiesa è una famiglia, ma a volte la mia famiglia non è la famiglia di Dio. A volte io trovo delle persone che usano la scusa della famiglia per venir meno all'impegno che hanno verso Dio, verso la Chiesa, pensando che così salvano la loro famiglia. Gesù è di un parere diverso in questo brano. Gesù non interrompe la sua missione per andare a salutare la sua famiglia. Avrebbe certamente potuto farlo. Gesù finisce quello che deve fare, poi li incontra. Avrà tempo di stare anche con loro. Ma in quel momento svolge una funzione per Dio e la vuole portare avanti. La famiglia deve attendere.
Su questo ognuno di noi dovrà per l'anno prossimo decidere se la famiglia è uno sprono verso l'opera del Signore o è un limite. E non sempre la famiglia non credente, no? Perché qualcuno che non ha il marito, la moglie in chiesa potrebbe dire, ma io cosa ci posso fare? Spesso e volentieri anche la comodità di un marito, di una moglie che è battezzato e frequenta la chiesa potrebbe essere un peso difficile. E il Signore dice, chiariamoci subito. La mia famiglia sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. E se tu fai parte di quella famiglia, continua a farlo. Senza trascurare la tua famiglia, ma cerca di far comprendere la tua famiglia che appartieni a qualcuno. Noi diciamo prima la famiglia, poi tutto il resto. Gesù è d'accordo con questa frase? Non si ferma ad onorarli, continua la sua missione. Questa è la sua risposta pragmatica. Lui non risponde a voce, ma risponde con i fatti. Risponderà ancora, chi è mia madre? La famiglia è quella che viene... la famiglia non è quella che viene a trovarmi, ma chi si identifica con la volontà del Padre mio. Alcune domande per noi. Quando fai delle scelte, le fai per accontentare chi? Quale famiglia? C'è il rischio che tu non faccia come Gesù e non abbia chiaro il nome che porti? E anche tu alla preghiera sia santificato il tuo nome. Quindi è tua abitudine quotidiana onorare Dio nelle tue scelte? E anche tuo stile di vita dire, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E anche tua testimonianza questo? Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi. Avete mai detto alla vostra famiglia? Avete mai detto ai vostri amici e nemici? Se non faccio quello che il Signore dice, non credetemi. Gesù lo dice, perché lui sa a quale famiglia appartiene, gli è chiaro la sua missione e gli è chiaro quello che vuole fare. Andiamo a vedere la Chiesa d'inizio, se ha capito questo e come viveva la Chiesa come famiglia. Voi prendete il testo di Atti 2:42-47. Io non leggerò il testo, ma dirò quello che è la sintesi che riguarda Chiesa-famiglia per ogni versetto. Atti 2, da 42 a 47, conoscete bene il testo, l'abbiamo letto mille volte, però con l'occhio sul testo guardiamo semplicemente le espressioni che riguardano Chiesa-famiglia. La prima, quando siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, e continuo, alla scuola del sabato, in settimana e in chiesa, e nei momenti in cui c'è un momento di meditazione e di preghiera, quindi quando siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, quando perseveriamo nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere, siamo in famiglia di Dio. Non possiamo, fratelli, dirci famiglia. Questa settimana, domenica, sono stato insieme agli anziani e alla sorella Reina per il momento di formazione della scuola del sabato. È una cosa che ci ha colpito, è stato richiamare nuovamente alla nostra mente la differenza tra essere protestante ed essere cattolico. Nella Chiesa cattolica la Bibbia è sacra e un sacramento può essere dato solo dal sacerdote. Nella Chiesa avventista, nell'ambito protestante, la Bibbia è sacra, va trattata con cura, ma noi crediamo nel sacerdozio
universale. E quindi, quando vengo per ascoltare, mi comporto da cattolico. Quando vengo, o ancora peggio, quando nemmeno vengo, mi comporto da pagano. Un protestante è una persona che sa di essere sacerdote della parola, la studia e viene a condividerla. Viene anche a confrontarsi con gli altri, perché nel confronto di quello che è stata l'esperienza con l'incontro della parola nella settimana, mi confronto con l'altro, cresco, ci incoraggiamo a vicenda. Quando veniamo solo per ascoltare, siamo perfetti cattolici. Allora, quando siamo perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, alla scuola del sabato e anche al momento della predicazione, possiamo dire appartenere alla famiglia di Dio, perché siamo un real sacerdozio, un popolo santo. Versetto 43. Quando ci accomuna il timore di Dio e l'evidenza della sua presenza. Voi guardate il versetto. Erano presi da timore e molti miracoli avvenivano tra loro. La famiglia di Dio è il luogo dove viviamo in riverenza verso Dio, è in timore di non mettere in difficoltà Dio, né con la nostra mancanza di parola verso gli altri, né con comportamenti che non rappresentano il carattere di Dio al lavoro, nella società, ovunque, perché viviamo con riverenza ogni cosa alla gloria di Dio. E poi tutti possono vedere l'evidenza di quello che Dio fa nella nostra vita, i miracoli che avvengono. Quello che la sorella Luciana diceva è l'evidenza di un miracolo. Qualcuno dice, io nella tua situazione non sarei tranquillo. Tu sei tranquilla? È evidente che lì c'è qualcosa che succede. Allora parlami di questo. È evidente che lo Spirito agisce in noi? Ne abbiamo parlato del riposare in Cristo qualche sabato fa, vi ricordate? Abbiamo detto che riposare in Cristo non è uscire dalle difficoltà, chiedere al Signore di non farmi entrare nella fornace, ma di permettermi nella fornace di essere con Lui. Lui non ha detto che io sono con te significa che non entrerai nella fornace, non entrerai nella fossa dei leoni, non verrai venduto come schiavo. Lui ha detto io sarò con te in ognuna di queste circostanze, nella malattia, nel bisogno, nella difficoltà familiare, io sarò con te. Non ha detto io ti toglierò ogni problema, ha detto io sarò con te. È evidente allora agli altri che noi viviamo ognuna di queste sfide ed è evidente che Dio lì ci dà una serenità che altri non hanno. Questo era evidente alle persone. Ancora i testi che seguono, versetto 44-45. Siamo una famiglia quando mettiamo insieme le cose per rispondere ad ogni bisogno spirituale, psicologico, affettivo, economico. Non si è una famiglia quando non partecipo ad ognuno di questi aspetti. Non si è famiglia. Hanno inventato la diaconia perché c'era un aspetto che mancava nella comunità. Quindi la Chiesa era lì per dire noi siamo presenti nei bisogni che abbiamo. Mandato per i responsabili, partendo dalla diaconia all'ADRA. Per diventare famiglia l'anno prossimo, Tony e Rino, occorrerà capire che questo è un bisogno. Ogni persona che viene qui deve sentirsi a casa, protetta e benedetta. E se ci sarà bisogno, bisognerà che voi dite, fratelli, tirate fuori le vostre risorse, perché non riusciamo a rispondere ai bisogni che ci sono, ma non lasciamo soli nessuno. Questo è essere famiglia. Potremmo chiederci, ci sono delle persone che ci frequentano da tempo, ma non hanno mai visto casa nostra, e noi non conosciamo la loro situazione, non hanno un amico ancora nella chiesa, potremmo chiedercelo. Ma è una famiglia un luogo dove ci si sente accolti. Forse sarebbe imbarazzante farsi questa domanda adesso, ma dobbiamo farcela.
se vogliamo dire che siamo la famiglia di Dio. E ogni suo figlio riceve l'affetto, l'attenzione che merita. E questo è un progetto per l'anno prossimo. Dobbiamo mettercelo in testa. E lì la comunità partecipava, perché se voi andate a vedere i testi, si partecipava e come? Persino ad arrivare a vendere le proprietà per venire incontro ai bisogni. Questa è una famiglia che sa di essere famiglia. Ancora, quando non vediamo l'ora di stare assieme in unità e gioia, mangiando e lodando il Signore. Ogni giorno si vedevano per mangiare insieme e lodare il Signore. Non vedevano l'ora di incontrarsi. Quando ci possiamo incontrare? Ma io non posso. Tutte le volte, tutte le settimane. Non è famiglia. A casa dai propri cari si torna sempre con piacere. Ora, ho usato un'espressione forse infelice, perché viviamo in un momento in cui non sempre le famiglie sono ideali, quindi a volte è difficile anche andare a casa dei propri... Quindi non sempre, però normalmente nella famiglia è il luogo dove io mi sento protetto, il luogo dove mi sento a casa, non vedo l'ora di arrivare in quel posto. Ancora, quando lodiamo Dio nei fatti, le persone ci elogiano, le persone parlano bene di noi e ne deriva il fatto che il Signore aggiunge altri alla Chiesa. Sorella Tyler, se facciamo diventare questa Chiesa una famiglia, ogni piccolo gruppo una famiglia, il Signore aggiungerà le persone alla Chiesa. Fin quando li cerchiamo noi per aggiungerli, sarà un nostro lavoro, non l'opera dello Spirito. Perché c'è una differenza. Gesù diceva ai farisei: voi fate il giro del mondo due volte per fare un proselita, lo mandate. Noi potremo anche far venire persone, ma noi abbiamo il problema contrario. Forse il Signore non fa venire persone perché noi non siamo pronti ad accoglierli. Forse perché questa non è una casa che Lui possa chiamare sua nei suoi modi. E allora trattiene le persone che potrebbero volentieri venire a partecipare alla famiglia di Dio, per non rischiare di insegnare loro qualcosa di falso, un Vangelo che non esiste, che è troppo umano. E in questo senso, se diventiamo famiglia, nei piccoli gruppi e nella Chiesa, il Signore aggiungerà. Non ci sarà uno sforzo da parte nostra, perché si dice che dove c'è il miele, le api vengono. Dove c'è l'amore, le persone che hanno bisogno di questo amore vengono. E io penso che il mondo sia davvero povero di amore e di posti dove possa riceverlo gratuitamente. E allora, se questo aumenta, il Signore aggiungerà. Diamo qualche esempio. Salmo 68,5 dice: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora. Dov'è che Dio li difende? Nella sua santa dimora. Le chiese sono la sua santa dimora. Dio difende gli orfani e le vedove nella chiesa. E come lo fa? Ce lo spiega la sorella White, come lo fa. Guardate come lo fa. Non ci piacerà molto, ma lei dice che lo fa così. Il Signore non aiuta le vedove e gli orfani con il miracolo della mana che cade dal cielo, inviando dei corvi a portare loro da mangiare, ma compie un miracolo nel cuore degli uomini, cancellando l'egoismo e suscitando l'amore cristiano. Egli affida ai suoi discepoli come un tesoro prezioso gli scoraggiati e coloro che hanno perso i loro cari e hanno diritto alla nostra simpatia. Nelle case con le migliori comodità, nelle dispense e nei granai dove sono conservanti e scorte abbondanti, nei magazzini pieni di tessuti e nelle casseforti con l'oro e l'argento, Dio ha provveduto i mezzi di sostentamento per coloro che sono in difficoltà. Egli ci chiama ad essere i canali
della sua bontà. Com'è che provvede il Signore nella sua Chiesa agli orfani e alle vedove? L'abbiamo capito? Credo che sia molto evidente. Il Signore provvede attraverso i doni che ha dato alla sua Chiesa. A chi ha dato capacità di consolazione? Attraverso quel dono. A chi ha dato capacità di incoraggiamento? Attraverso quello. A chi ha dato capacità economica? Attraverso quello. A chi ha dato tempo? Attraverso il tempo che spende per l'opera di Dio. A ognuno, in base ai doni che gli ha dato, Dio provvede ai bisogni. Non scende manda dal cielo. Quindi dobbiamo anche smettere di fare la preghiera o permettere che i nostri figli facciano la preghiera: Signore, aiuta i poveri. Perché quello è un'offesa al Signore. Noi diciamo aiuta i poveri e lui dice: io i poveri li ho lasciati a voi, ho dato a voi le risorse, voi me le mandate indietro e vi tenete le risorse. È un po' strana come richiesta, non vi pare? Ci siamo capiti che cosa significa essere famiglia. Per la Chiesa primitiva, la Chiesa era una famiglia in parole e fatti. Questo lo dice un storico che ha studiato per anni come era la Chiesa all'inizio. E lui arriva a questa conclusione, che la Chiesa era semplicemente una famiglia, in parole e atti. Ancora. Il Cristo ci ha affidato alla sua Chiesa il compito specifico di soccorrere i membri che sono in difficoltà. Egli permette che i poveri siano presenti in ogni comunità e si saranno sempre fra noi, e il Cristo affida ai membri la responsabilità personale della loro cura. Così come i componenti di una famiglia si alternano fra loro assistendo i parenti malati, sostenendo gli afflitti, insegnando agli ignoranti, educando gli inesperti, la comunità dei credenti ha il dovere di assistere i deboli e i bisognosi. Essi non devono essere trascurati per nessun motivo. Diaconia, piccoli gruppi, scuola del sabato, credo che ci siamo capiti, no? L'aspetto della diaconia nella scuola del sabato l'abbiamo capito? Non può essere trascurato. Non importa se ho una buona notizia biblica da darvi, non si può trascurare questo aspetto. È qualcosa che necessariamente dobbiamo vivere, perché il Signore ha affidato a noi quell'aspetto. Qualcuno ha detto: maestro, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il Signore ha detto: lascia quello che hai e vieni e seguimi, no? La storia voi la conoscete, quel qualcuno è andato triste perché ha detto: io tutto questo sacrificio non intendo farlo. Però subito dopo gli apostoli, in particolare Pietro, risponde e parla. Lui dice, Marco 10, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito. Questa è anche la nostra risposta per l'anno prossimo. Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Perché essere parte di una famiglia di Dio, per poter far parte della famiglia di Dio, per poter scegliere di essere parte della famiglia di Dio, bisogna poter dire questo: Signore, ho lasciato ogni cosa e ti ho seguito. E allora cosa risponde il Signore? Vi ricordate che Gesù in qualche modo era senza il completo affetto della famiglia, poi questo si convertirà alla fine e l'affetto sarà pieno, suo fratello servirà la Chiesa e tutto il resto, ma inizialmente non era così. In quel momento Gesù dove trovava l'affetto? Dove trovava la famiglia che gli mancava? Ce lo dice, glielo dice a Pietro, tranquillo. Nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figlio o campi per amore mio e per amore del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto, case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi, insieme a persecuzioni. Strana questa aggiunta, no? Però Gesù in qualche modo prima dà una bellissima notizia. Se a causa di avermi accettato tu hai perso dei favori, hai perso degli affetti, o qualcuno ti tiene ormai in rabbia a distanza, sappi
che dove ne hai perso uno ne hai guadagnati 100. E questo deve essere una verità. Se no Gesù è bugiardo. Se la Chiesa di Genova non diventa una famiglia per chiunque si avvicina, allora lui lo facciamo bugiardo. Perché lui l'ha detto, quando qualcuno lascia un contesto di comodità, lascia degli amici che comunque lo accompagnavano, con cui usciva, arriva in chiesa e poi non esce più con nessuno, non lo considera più nessuno, noi lo facciamo bugiardo. La Chiesa deve diventare quel luogo in cui io ne ho perso uno e ne ho guadagnati 100. Aggiunge insieme a persecuzioni. La famiglia spesso è perseguitata e più è grande, più grandi sono le persecuzioni. A volte per esempi sbagliati, che magari capita, vi è capitato di arrossire per qualche figlio, però potremmo chiedere anche ai figli, vi è capitato di arrossire per qualche genitore? Capita. Nella famiglia a volte si arrossisce, si viene in qualche modo messi di lato a causa dei propri familiari. E questo può capitare anche in questa chiesa. Magari tu sei un bravo figlio di Dio, un bravo membro della famiglia di Dio, qualcuno non si comporta bene, quando appena dicono, ma io sono avventista, stai lì. Ricordami la prossima volta che vieni, stai bene lì. Sì, perché non sempre l'esempio di chi ha incontrato prima è stato un buon esempio. E quindi anche tu ti becchi quello che è successo prima, no? Altre volte potresti essere l'esatto opposto. Dici, io sono un cristiano avventista. Avventista, meno male, ho conosciuto una persona splendida. Allora, state tranquilli sulla sedia, state tranquilli in quel dialogo, ma quando capita il contrario... si è in difficoltà, a volte si è perseguitati. Ma a volte le persecuzioni sono interne, perché ci rendiamo conto che tra di noi ci sono delle situazioni che non sempre sono bellissime. A volte ci sono degli atteggiamenti di alcune persone che sono testardi su alcune cose, e questo fa soffrire. Abitudini sbagliate che non si vogliono lasciare, pretese che si vogliono a tutti i costi avere. Ci sono delle sofferenze, ci sono delle persecuzioni, ma nella famiglia è anche questo. Quando avete un malato in casa, la sorella ha appena detto, io per 10 mesi sono stata costretta a stare in casa, non è che questo sia proprio quello che sognava, è quello che capita in una famiglia. A volte a causa di qualcuno della propria famiglia si soffre in più di uno, ma è parte della famiglia prendersi cura di, in quel momento, di quella persona che ha quella difficoltà. A volte significa pazientare, a volte significa pulire, a volte significa ripulire, a volte significa coprire, cercare in tutti i modi di coprire perché non gli venga altra cosa addosso, perché il comportamento, diciamo, non porta. L'amore copre ogni cosa, no? Ecco, a volte quando si cerca di coprire non è che si è felici di coprire, perché si sa che quello che si copre è vergognoso. E l'Apostolo Paolo dice che noi quello che abbiamo vergognoso lo copriamo, quando una parte del corpo la copriamo. Questo fa l'amore, questo fa una famiglia. Ma non è che lo si fa sempre con piacere. Lo si fa perché nella famiglia c'è anche questo. E lo facciamo con gioia perché fa parte della nostra famiglia. Non metteremo mai a nudo quella parte che non ci piace, così come del nostro corpo non facciamo. Se c'è una parte che non è come vorremmo, di solito la copriamo, no? Nella famiglia è uguale. Arrivo al dunque. Che tipo di evangelizzazione in questa chiesa allora? Giovanni 13 è quello che ci indica la strada di una famiglia che evangelizza. La famiglia, la caratteristica della famiglia è l'amore. Perché quando due persone scelgono di avere un figlio è un atto di profondo amore. Gli spazi che avevano non sono più loro, il tempo che avevano non è più loro, i soldi che avevano non sono più loro, perché dovranno dividerli ovviamente sui nuovi arrivati.
avevi una casa, avevi la tua stanza tranquilla, oggi non è più la tua stanza, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte arriva qualcun altro. E l'hai fatto per amore. Quindi il principio che muove la famiglia è sicuramente l'amore. E allora Gesù dice, vi do un nuovo comandamento, che poi non è così nuovo. La novità di questo comandamento non è amate. Qual è la novità di questo comandamento? È il come. È il come che ci cambia la storia. Perché amate, e lo diciamo tutti, ma quando lui dice amate come io vi ho amati, ecco che lì qualche difficoltà nasce. Vero? E lì la novità. Parlavamo ieri sera con i giovani, no? Di come imparare a gestire le nostre emozioni, le nostre parole, i nostri atti. Arrivare, no? A non fallire ogni volta. Vai col pensiero di fare bene, poi magari ti lasci prendere la provocazione dell'altro e fai male. No. Imparare ad arrivare a quell'esempio di Gesù che sulla croce, mentre quelli ancora lo prendono in giro, mentre quelli ancora si befeggiano di lui, lui continua la sua missione, il suo obiettivo. L'obiettivo è dare la vita per gli altri, allora continuerà a dire, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Gesù si fa distrarre dalla cattiveria che gli viene addosso? Si fa distrarre dalle provocazioni che riceve? No, l'obiettivo è chiaro. Non si fa intimidire da questo. E allora, proprio perché sa esattamente cosa ha scelto di fare e non si fa condizionare dall'altro, continua la sua missione. Ecco, amare come Gesù ha amato è una grande sfida. Ma è anche un traguardo bellissimo, perché se penso che ognuno di noi può arrivare a quel livello di non farsi condizionare il suo agire dal modo in cui si comporta l'altro, ma dalla scelta che ha fatto per amore di Dio, beh, per me ci metto la firma. Non so se voi volete mettere la firma, ma personalmente, se il Signore mi porta, ancora non sono lì, ho sbagliato da poco. Ma se il Signore mi promette, oggi io posso portarti lì ad amare come io amo, e io ci metto la firma. E dico, oh, Signore, io voglio far parte di questa famiglia, voglio che tu continui a lavorare in me, perché voglio amare come ami tu. In questa chiesa l'evangelizzazione è semplicemente questa. Connessi a Dio, ci connettiamo l'uni agli altri e ci connettiamo con la comunità di fuori. La prima è la connessione in Dio, per derivazione la connessione con la famiglia di Dio e come risultato la connessione con un mondo che soffre e ha bisogno di noi. Questo è il modo in cui evangelizza. Non si tratta di programmi, ma di atteggiamenti, di essere famiglia. Scrive un altro storico, la Chiesa era la strategia, non avevano bisogno di un'altra strategia evangelistica. La Chiesa era la strategia. Perché era l'essere Chiesa insieme che era la strategia evangelistica. Per fare questo ovviamente occorre fare la... Occorre permettere allo Spirito che possa portare in noi il compimento della preghiera di Gesù. Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Per farlo, alla fine di quest'anno, parlavamo nella scuola del sabato, qualcuno ha detto non sarebbe male evaluare, fare ogni tanto qualche valutazione, no? Perché dirci faremo, facciamo, ma fare qualche valutazione di come è andata quest'anno, di come siamo andati. E dire, siamo sicuri di aver raggiunto quello che ci siamo impegnati a fare, perché vorremmo raggiungere, non tanto per sentirci migliori, ma perché il Signore possa essere onorato. E allora riunirci, essere uno, dice la Solidarity, il più grande bisogno è l'unità. Non vi è una sola anima che possa ignorare questo. Il Signore ci chiama a unificarci in armonia con la verità biblica. Questo si dovrebbe ripetere sempre nella famiglia e nella Chiesa. Allora l'invito mio ad ogni responsabile di Chiesa è unisciti a Dio. Unisciti a Dio, unisciti alla sua famiglia.
con vero affetto, come hai imparato a farlo per i tuoi figli, per tua moglie, per i tuoi genitori. Unisciti con lo stesso affetto. Perché il Natale ci insegna che la carne, o meglio, la parola, è diventata carne. Cioè quei bei principi insegnati sono diventati persona, e quella persona ha vissuto con coloro che diceva di voler salvare. Ha vissuto con loro, ha condiviso con loro, si è fatto uccidere da loro. Ma è questo quello in cui in qualche modo il Signore ci ha chiamati. L'ultima diapositiva. Il segreto della vera unità della Chiesa e nella famiglia risiede nell'unione con Cristo. Non nella diplomazia, non nella saggia gestione, non in uno sforzo sovrumano per superare la difficoltà. Tutte queste sono utili, ma il segreto dell'unità risiede nell'unione personale con Cristo. L'unità della Chiesa è la prova convincente del fatto che Dio abbia inviato Gesù come Redentore del mondo. Qual è la nostra evangelizzazione? Questo, l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa è la prova convincente che Dio ha inviato Gesù come Redentore del mondo. Cos'è quindi la Chiesa? È la famiglia di Dio a cui voglio appartenere. È una famiglia in cui mi impegno. È una famiglia in cui vorrei passare dalla parola, dal verbo, alla carne, cioè alla vera presenza. Dall'annuncio al fatto. Questo voleva essere per me, fratelli, un punto di analisi di quest'anno e il programma spirituale per l'anno prossimo. È una sfida talmente ardua che ha bisogno di preghiera, e non solo della mia, anche della tua, e avrà bisogno di una preghiera costante, di una preghiera di intercessione. Vi prego ogni giorno di portare in intercessione i responsabili della Chiesa. Anche loro sono tentati, spesso sono provocati, spesso sono criticati. E quando sono criticati, talvolta l'io esce fuori. E non fanno quello che vogliono. Ma escono per come escono, e non escono bene. Okay. E non si è fieri di questo. Però abbiamo bisogno dell'aiuto di ognuno. Quello di cui posso assicurare i membri di Chiesa è che con i responsabili di Chiesa preghiamo costantemente per i membri di Chiesa. Di questo vi posso assicurare. Insieme agli anziani preghiamo sempre per i membri di Chiesa. Anche noi abbiamo bisogno di supporto. Perché il Signore possa aprirci gli occhi per vedere quello che non vediamo. Capire le risorse che ci sono e non stiamo utilizzando. Capire i bisogni per poter intervenire. Per diventare una famiglia ci vuole ancora molto. E se vogliamo dire diversamente, negare l'evidenza. Per quello che mi riguarda, sarebbe negare l'evidenza. E non la posso negare. Non siamo ancora una famiglia come vorremmo essere. Ma possiamo impegnarci ad esserlo. E oggi consacrarci insieme al Signore. Vorrei vivere un momento di preghiera. Vorrei invitare i responsabili di Chiesa qui, davanti. E vorrei che la Chiesa pregasse per loro.
È semplice delegare le responsabilità a qualcuno, ma è bello sapere che c'è una Chiesa che mi sopporta in preghiera e che mi accompagnerà in questo mandato che abbiamo ricevuto, che non è semplice. Chiedo, ci uniamo anche noi a loro. Se ci sono 2, 3, 4 membri che vogliono pregare per i responsabili della Chiesa, compreso il sottoscritto, vi invito a venire avanti. Avvicinatevi a un microfono in modo che la preghiera possa essere sentita. Poi vorrei invitare la Chiesa ad alzarsi in piedi. Noi andremo in ginocchio per invocare la benedizione su noi. Chi desidera venire a pregare, se qualcun altro desidera, venite, possiamo alzarci, noi andiamo in ginocchio. Buon Padre Celeste che sei nel cielo, veniamo a te Signore per unire, Signore, questa Chiesa, per chiederti l'unione, Signore, per la responsabilità che hanno queste persone nel confronto di tutta la Chiesa. Signore, ti chiedo di aiutarci, Signore, tutti i giorni a pregare per loro, affinché possano prendere le decisioni importanti che ci sono da prendere per noi. Signore, fa che regni lo Spirito Santo su questa Chiesa, sulle nostre famiglie, sulle nostre singole teste, Signore. Anche noi abbiamo bisogno, Signore, di capire, di comprendere, di moderare il nostro carattere, di modellarlo, di lenire le nostre ferite, di avere, Signore, la responsabilità personale, giornaliera, di ogni momento, verso ogni altro essere umano e non solo. Grazie Signore perché comunque continui a occuparti di noi, continui a perdonarci, continui a donarci benedizioni, fa che possiamo condividerle con gli altri e chi non riesce a condividerle, che gli altri possano aiutarci a comprendere quello che dobbiamo fare verso gli altri. Soprattutto Signore, allontana l'egoismo da noi e fai che possiamo essere generosi e alle volte, Signore, ci dimentichiamo anche di noi stessi. Ecco, anche questo è un atteggiamento forse sbagliato, e però aiutaci anche a comprendere che abbiamo bisogno anche alle volte di amarci per poter amare gli altri. Grazie, Signore, per quello che fai per noi. Noi ti chiediamo tutto questo, Signore, col perdono dei peccati e nel santo nome di Gesù. Amen. Amen. Padre nostro che sei nell'alto del cielo, ti voglio ringraziare, Signore, perché ognuno di noi fa parte di questa famiglia. Ti chiedo per favore di aiutarci a essere umili, a accettare, Signore, la tua volontà. Facci, Signore, capire quello che dobbiamo fare ogni giorno della nostra vita. Ti chiedo anche per i responsabili di dell'anno che vendrà, Signore. Ti chiedo perché loro possano svolgere il suo lavoro, Signore, della maniera come tu vuoi che loro facciano. Ti chiedo che tutti loro, Signore, si mettano sotto di te, affinché tu sia la testa a guidarle tutti. Signore, fa che questa comunità diventi una vera famiglia, una famiglia dove possiamo arrivare e incontrarci, Signore, salutarci con amore, senza avere quell'egoismo, senza avere nessun sentimento negativo.
Signore, ti chiedo non soltanto per questa comunità, sino anche per la comunità nel mondo intero. Grazie perché so che hai ascoltato le nostre preghiere. Sai, Signore, che so quello che hai nel nostro cuore. Cambia, Signore, quello che devi cambiare e aiutaci ogni giorno nella nostra vita. Nel nome di tuo Figlio, Signore, te lo chiedo. Amen. Amen. Signore, mi uno alla preghiera delle mie sorelle. Signore, un popolo tuo riunito in questa mattina, chiedendoti la benedizione per un inizio, un nuovo periodo di lavoro, Signore. Ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di lavorare per te. Ti ringrazio per ogni cosa che fai, ma soprattutto ti ringrazio per l'immensa misericordia che hai per il tuo popolo, Signore. Signore, che queste preghiere che si sono alzate in questa mattina siano fatte conforme alla tua volontà. Signore, davanti alla tua presenza, ogni persona che è qui davanti ha una responsabilità. Permette, Signore, che possiamo donarti la mente, il nostro cuore, per obbedire la tua parola. Non c'è senso andare avanti se ogni giorno non mi metto nelle tue mani, Signore. Fa che questo periodo, ogni leader, ogni persona responsabile, possa avere la possibilità di dirti, Signore, se prima non l'ho fatto, comincio oggi. Perché io devo dare onore a te, Signore, ogni giorno. La mia vita deve rappresentarti, Signore. Permette, Signore, che il mio cuore, che è pieno di tante cose male, cattive, Signore, anche la mia mente, possano essere trasformate conforme alla tua volontà. E questo soltanto lo possiamo vivere ogni giorno passando tempo con te, conoscerti a te, Signore. Benedice grandemente alla persona che ha accettato essere un servo tuo. Ti chiediamo perdono se in questa mattina prima non lo abbiamo fatto, ma io ti chiedo di darci una doppia porzione del tuo Santo Spirito. Abbiamo bisogno, Signore. Benedice al pastore, benedice a tutti i leader della Chiesa che stanno davanti a noi, perché anche loro, Signore, hanno bisogno della tua presenza. Fa che noi possiamo fare questo patto con te, non possiamo perdere tempo. Tu venida presto, Signore. Lasciamo tutto nelle tue mani, ma ti chiedo, dacci una doppia porzione del tuo Santo Spirito, e nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen.